Ragazzi, bentornati sul canale dello Chef Carl, benvenuti in questo nuovo video. Da oggi voglio cominciare una serie di video un po' più diversi dal solito, dei video incentrati sulla riproduzione di piatti di chef stellati, quindi una serie di video dove andrò a proporre piatti di chef stellati, quindi assolutamente non sono piatti cucinati da me. Allora, come avete potuto vedere dal titolo del video di oggi, andrò a riprodurre un piatto di una nota chef stellata. Il suo nome è Rosanna Marziale, proprietaria del ristorante Le Colonne di Caserta, dove nel 2013 ha ottenuto la sua prima stella Michelin. Allora, voglio fare giusto due cenni biografici sulla carriera di Rosanna Marziale. Rosanna Marziale, classe 1970, di origine campana, ha potuto lavorare nella sua carriera con chef di calibro molto molto elevato, tra cui Gianfranco Vissani, conosciutissimo, e Martin Berateschi. Lei poi, dopo aver fatto questi anni di lavoro insieme a questi noti chef, è ritornata nel ristorante di famiglia, dove nel suo ristorante reinterpreta con grande maestria i piatti della tradizione campana, dove l'ingrediente principe è la mozzarella di bufala campana DOP. Tra l'altro lei, voglio agganciare al discorso del DOP, è ambasciatore del consorzio della tutela della mozzarella di bufala campana DOP nel mondo, quindi diciamo che ha anche una carica piuttosto elevata in questo settore. Allora, quindi oggi andrò a riprodurre il piatto di Rosanna, la zuppa di cozze nel latte di mozzarella nera. Quindi un piatto che insomma può sembrare semplice, ma sicuramente nasconderà molte molte insidie. E niente ragazzi, non vedo l'ora di mettermi ai fornelli e provare a riprodurre, spero nel migliore dei modi, questo piatto e rendere omaggio a Rosanna. Quindi andiamo subito in cucina. Ragazzi, eccoci in cucina, non vedo l'ora di cominciare. Allora, facciamo subito una panoramica degli ingredienti che dobbiamo utilizzare per questa ricetta di Rosanna Marziale. Quindi abbiamo 200 g di mozzarella di bufala campana DOP, 200 g di cozze che abbiamo già lavato e abbiamo eliminato il bisso, una sacca di nero di seppia, un pomodorino pachino, uno spicchio d'aglio, del pepe nero, olio extravergine d'oliva, sale e del pancarré che poi andremo a tostare. Quindi facciamo subito la prima operazione. Dobbiamo frullare la mozzarella. Allora ragazzi, giusto due precisazioni molto importanti. Il liquido di governo della mozzarella di bufala non va buttato via, perché mentre che andremo a frullare la nostra mozzarella avremo bisogno di un paio di mestoli per cercare di far sì che il composto sia omogeneo, perché altrimenti se non abbiamo un po' di liquido rischia che la mozzarella venga tutta frastagliata e venga fuori un pasticcio. Quindi cominciamo a mettere la mozzarella di bufala, un
cominciamo a mettere un mestolo, diamo proprio poco alla volta. Cominciamo a frullare. Allora ragazzi, abbiamo ottenuto la nostra crema di mozzarella, vedete che è molto omogenea, cremosa, esattamente, brava camera. E adesso dobbiamo passarla in un colino per filtrarla e avere proprio il prodotto liscissimo. Vedete ragazzi come abbiamo ottenuto il latte? Molto bene. Adesso questo latte ci servirà per far aprire le cozze. Ed è, devo dire che qua si vede subito la genialata di Rosanna, perché le cozze, aprendosi all'interno del latte di mozzarella di bufala, rilasciano tutto il succo, le cozze, il sapore del mare. Quindi con insieme alla mozzarella rende un sapore unico. Allora ragazzi, cosa facciamo? Adesso mettiamo il nostro latte di mozzarella all'interno di questa pentola e lo facciamo scaldare. Ok ragazzi, il nostro latte comincia a essere caldo, il latte di mozzarella di bufala, e mettiamo le nostre cozze. Chiudiamo con un coperchio, passiamo un po' la fiamma e lasciamo che le nostre cozze si aprano all'interno del latte. Abbiamo fatto aprire le cozze. C'è un profumo ragazzi, è incredibile. Quindi adesso andiamo a mettere i nostri gusci da parte. Filo d'olio nella padella, aglio, il nostro pomodorino, lo dividiamo in 4 spicchi, un pochino, aggiungiamo un mestolo, anche due, del latte di mozzarella e cozze. Cominciamo a aprire la sacca del nero di seppia. Possiamo anche spegnere il fuoco. Ragazzi, dobbiamo poi frullare questa rimanenza dei pomodorini con il nero di seppia con l'altro liquido che abbiamo ottenuto dal latte di mozzarella e quello di cozze. Eliminiamo l'aglio, mettiamo da parte e qua andiamo a mettere il nostro liquido.
Allora ragazzi, adesso noi facciamo tostare la nostra fetta di pane che tagliamo così a metà in modo da ottenere due triangoli. Allora, la ricetta originale dice di farla tostare in forno per 10 minuti a 160 gradi. Io in questo caso la posso fare anche tostare nel padellino caldo e ottengo allo stesso modo una tostatura. Allora ragazzi, abbiamo finito la tostatura del pane. Come vedete dalla consistenza, io lo sento bello croccante, ha fatto la sua tostatura, una leggera proprio bruciacchiata, usiamo un termine un po' così. Allora ragazzi, andiamo a impiattare il nostro piatto. Qua abbiamo ottenuto il latte di mozzarella nera con le cozze e il nero di seppia per l'appunto. Adesso andiamo ad aggiungere le nostre cozze all'interno della zuppa. Mettiamo le nostre fette di pane tostate. E voilà. Il nostro piatto è pronto. Chiaramente ragazzi, poi alla fine regolate di sale e pepe a vostro piacimento, chiaro? Dateci un occhio perché comunque le cozze già hanno del sale, la mozzarella ha già del sale, quindi occhio con le dosi. E niente, adesso io vado all'assaggio di questo piatto meraviglioso, spero di averlo fatto nella maniera più giusta possibile, chiaro, non sono uno chef stellato, quindi voglio dire... di sicuro ci sarà qualche errorino tecnico, però così a vista sembra un bel piatto. Andiamo con l'assaggio. Molto buono, devo dire che è anche molto delicato. Sicuro si sente che anche la mozzarella va un po' a addolcire il piatto, si sente anche la cozza, proprio il gusto del mare. Proviamo a mangiare anche un pezzo di pane. Una buona zuppetta, devo dire. Ragazzi, non mi rimane altro che salutarvi. Se vi è piaciuto il video lasciate un like, iscrivetevi al canale, mi raccomando mettete accendete la campanellina così avrete modo di vedere ogni mio video, ogni qualvolta che esce, e ci vediamo poi alla prossima ricetta. Un grosso abbraccio da Chef Carl, ciao ragazzi.